C'erano i due presidenti di Umbria e Marche, Marini e Spacca, c'erano gli assessori alle infrastrutture delle due regioni, rispettivamente Rometti e Giorgi, c'era l'amministratore unico di ANAS, Ciucci, e il capo della struttura tecnica del Ministero delle Infrastrutture in calza, all'incontro convocato ieri a Roma dal sottosegretario Rocco Girlanda per parlare della quadrilatero. Confermato il finanziamento necessario alla conclusione dell'opera, si è parlato di tempi, soprattutto sul fronte Perugia-Ancona, dove la crisi aziendale di Imprese S.p.A. titolare dell'appalto crea più di una difficoltà. Su questo fronte, l'incontro romano ha sancito l'impegno di ANAS, azionista maggioritario di Quadrilatero, a risolvere la questione in tempi celeri, tanto che oggi il sottosegretario Girlanda, dalla Germania, dove si trova per impegni di lavoro, pensa con ottimismo alla Perugia-Ancona, mettendo anche una data sull'ultimazione del tratto umbro. Una delle cose certe, ad esempio, tanto per parlare ovviamente della parte a cui siamo affettivamente legati, che riguarda Gubbio, riguarda il famoso traforo di Valfabbrica, è un'opera che non c'entra con la Quadrilatero perché è di ANAS, su quella non ci sono problemi, a giugno del 2014 è completata per la parte prevista e quindi aperta. Certo, nasce il problema che poi ci sarebbe uno scalino per raggiungere la strada di Pianello, quindi Quadrilatero deve rimettersi immediatamente in moto. Sono convinto che entro il 2014 i Ugubini potranno raggiungere Perugia per la nuova strada.